Attraversato da poco il confine tra l'Austria e la Repubblica Ceca, ci troviamo immersi nell'agreste Boemia meridionale, diretti verso Český Krumlov, a circa 600 km da Trieste. Il paesaggio circostante è ancora intatto. Grandi pascoli, estese aree boschive scorrono accanto a noi senza soluzione di continuità. Ogni tanto attraversiamo qualche piccolo paese, ma di gente neanche l'ombra, a parte qualche isolato e tranquillo ciclista. Arrivati alla meta, l'affascinante cittadina medievale, patrimonio culturale ed artistico dell'UNESCO, ci accoglie con la splendida cattedrale gotica di San Vito, costruita nel 1400 e la cui mole si specchia nelle acque della Moldava. Český Krumlov, la cui edificazione iniziò verso la fine del XIII secolo, è stata eretta all'interno di una grande ansa a ferro di cavallo formata dalla Moldava, che un tempo costituiva, come un largo fossato, una difesa naturale per la città, che ora invece si presta a rilassanti escursioni in gommone. Il nucleo culturale e turistico del centro abitato è la Piazza della Concordia, circondata da splendidi edifici rinascimentali perfettamente restaurati nel pieno rispetto architettonico dell'antico borgo. La cittadina e le sue viuzze sono curatissime. Le case sembrano appena ridipinte e le decine di negozi, caffè e ristoranti sono un richiamo per i tanti turisti che la frequentano. Siamo nel borgo originario, scoprendo caratteristiche botteghe e le insegne che le rappresentano. Tra le varie insegne ne abbiamo trovata una particolarmente familiare. Superato un vecchio ponte in legno che riattraversa la Moldava, una breve salita ci porta al castello di Zamek, con la sua particolare ed originale torre cilindrica dai vivaci colori. Dal 1300 al 1600 la fortezza è appartenuta alla famiglia Rosenberg, che la trasformò nel secondo castello più grande della Boemia. Dal 1007 è passata sotto il casato della famiglia Schwarzenberg, alla quale è appartenuta fino al 1848. Una serie di cortili interni ci porta all'entrata del castello. Sembra incredibile,
ma qui tutte le pareti sono dipinte ed affrescate in modo magistrale, tanto da far sembrare che le stesse siano state costruite in pietra. Dall'alto delle mura del castello osserviamo ammaliati la bellezza serena di questa cittadina, che con i suoi tetti rossi sembra un rubino incastonato nel verde smeraldo della Boemia.